Una volta eravamo in casa di mia nonna paterna e lei faceva le frittelle di farina castagna, i tamplun. E tutte le sere venivano sti fascisti e sopra c'era mio padre con i compagni. I fascisti lo cercavano per quello. Allora mia nonna cosa ha fatto? Era una donna piccolina, così grossa, e stava friggendo ste frittelle e bussano. Vuole andare su a prendere bagnolati. Qui non c'è nessuno. E allora cosa ha fatto? Aveva un forcone così grosso, di quelli per girare le frittelle. Ha messo la gamba di traverso contro il muro della porta e ha detto: chi ha ingegni sun, a quel che vien dentro, l'hanno infilzo nella panza. Ricordo che quando andavo a scuola, ai quei tempi del fascismo non si scherzava mica, c'erano dei figli dei fascisti che tormentavano i bambini più piccoli. Ed io ne prendevo subito le difese. Li prendevo a pugni e a calci e li mandavo a casa messi mica tanto bene. Io sono nata in un modo che non posso sopportare l'ingiustizia e non posso sopportare un grande che vada a tormentare un piccolo. E sì che sono nata nel 12, eravamo ancora nell'era che la donna era una schiava, ma io sono nata diversa. Si vede che qualcuno deve saltare fuori con delle forze diverse, perché sennò guai. Io non sarei mai stata capace di diventare una schiava sotto due pantaloni. No, no, perché io l'avrei disfatto subito. E non mi ci sono mai messa appunto per quello, perché capivo che non ne valeva la pena, perché ho capito subito la differenza dell'uomo dalla donna. L'uomo si avvicina solo perché è l'uomo, perché lui ha questa supremazia, perché lui si crede di dominare tutti e far quel che vuole. Con me nessuno fa niente, sicuro. Non sono capace di capire le donne che si lasciano fare tutto. Così era anche in campo. Colpivano di più quelle con meno personalità. Avevo un bel pezzo di strada, anche buio, ma anche a me non mi ha mai toccato nessuno. Giravo col rasoio in tasca ed era sicuro che lo aprivo. Dove prendevo, non mi interessava niente. Ma nessuno mi ha mai disturbato. Ho sempre avuto da fare con la mia vita, sempre, ma me la sono sempre cavata. Ad ogni modo, nel 40, ho dovuto tornare a Ferrara. Non è vero che si faceva questo senza pensarci, bisognava pensarci ed essere convinti di quello che si fa. Cioè avere quella fiducia forte, noi ci siamo messi lì, tutti insieme, cercando di fare quello che c'è da fare. Capita quel che capita, però dobbiamo farlo, noi dobbiamo farlo. Siamo stati sotto 20 anni di dittatura fascista, la miseria che era grandissima. Quindi bisogna fare qualcosa, qualcuno si potrà mettere di mezzo, però cerchiamo di liberarci. Di toglierci quel giogo dalle mani, dai piedi, dalla bocca. Trovavano di più di due sulla strada, fascisti. Non si poteva starci, niente da fare. Ti prendevano e ti portavano in galera. C'era una disciplina tale. A loro dava fastidio tutto. Avevano paura di un bicchiere d'acqua. E quando un uomo è ridotto così non vale niente.
Era sempre un pericolo continuo. E poi io ero una pecora nera, la figlia del tale. Infatti, quando De Santis mi ha visto, ha detto: sei proprio la figlia di quel padre. E io gli ho risposto: fino a prova contraria, non lo so io. E lui: sì, sì, ma lo sai perché? Tu sei comunista. No, non è vero, gli ho risposto. Lui è lui, io sono io. Perché non stavo mica zitta? Tutto questo durante l'interrogatorio in una stanza buia, in cui non si vedeva niente, una gran lampada negli occhi che me li ha bruciati e pacche sulla schiena che non sapevo da che parte arrivassero. Mi hanno scambiata per un uomo, perché mi hanno chiamato Cesare invece di Cerere. Forse andava anche a simpatia, chissà Dio, perché lì dentro nascevano anche le simpatie. C'erano sentimenti diversi per le donne. C'erano delle donne che erano insignificanti e insignificanti restavano, e quelle erano più colpite. Io sono della seconda decade del Novecento e per come sono è come se fossi nata adesso. Sono sempre andata col progresso. Però forse la mia personalità dava un senso di freno a chi voleva infierire su di me. Io avevo capito questo, che io dovevo sempre essere muta, ma far vedere la mia personalità lo stesso. Siamo partiti una bella notte, ci siamo messi in colonna e abbiamo cominciato a camminare. Abbiamo cominciato a camminare senza meta. Io dicevo: sapete dove andiamo? Il nostro albergo è quello delle stelle. E abbiamo cominciato a camminare, passando valli e monti, freddo e caldo, neve e non neve, pioggia e non pioggia. Eravamo partite in 6-7 mila e siamo arrivate in 5-600. Tutte morte per strada. Se ti sedevi eri sicura che eri morta. Ti passavano vicino e ti davano un colpo. La mattina ci si alzava, c'era sempre un terreno pieno delle compagne morte. Dovevi ammucchiarle e andar via. Facevano una pira. Di quelle pire l'orrendo fuoco, gli davano fuoco e così via. Quando sono tornata, sono rimasta tanto delusa che non ho voluto saperne più niente. Mi sono eclissata da tutto. Non ho nemmeno denunciato chi mi ha fatto arrestare. Erano due vecchi. Quando mi hanno vista si sono messi a tremare. La mia vendetta è stata il perdono. Quando siamo tornati dai campi non abbiamo più potuto fare niente di quello che volevamo, per cui avevamo lottato. Tutti siamo partiti con quell'ideologia, con quel sistema. Quando siamo tornati era cambiato tutto. We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording. E se oggi vivo tranquillamente, vivo proprio perché ho saputo darmi da fare. Quello è stato il mio destino, non c'è niente da fare. Quando uno nasce, nasce col destino. Io ho messo tanti bambini al mondo come ostetrica e prendevo sto bambino e dicevo ogni volta: chissà che destino avrai, povero piccolo. Appena nato il primo bacio era il mio, pulito o non pulito non mi interessava. In quel periodo era pericoloso fare l'ostetrica, dovevi andare in campagna, senza luce, senza acqua, senza niente. Niente. Dovevi arrangiarti. Ma poi avevi il numero e basta, tu eri diventato loro. Per loro il numero non era più un essere umano.